sperimentazione con criterio, cioè una sperimentazione che tenga sempre presente che tu fai un qualcosa, che la tua performance dal vivo è indirizzata ad un pubblico, e chiaramente più il pubblico è vasto e più hai l'energia per fare le cose al meglio. L'Accademia dei Folli, un'associazione che fa della programmazione culturale il proprio vanto e la propria professionalità. Il teatro diffuso è una delle attività portate avanti e che vedono l'associazione protagonista in due differenti realtà piemontesi, quella chierese e quella del Lago Maggiore. Ne parliamo naturalmente con Carlo Roncaglia, direttore artistico. L'Accademia dei Folli è una compagnia appunto di musica e teatro che nasce nel 97 e nei lunghi anni fino a oggi ha sviluppato una serie di progetti, di lavori, alcuni di teatro classico con produzioni che sono andate al Teatro Stabile, Teatro Regio, eccetera, eccetera, e invece tutta un'altra parte dedicata alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici del Piemonte, con spettacoli creati ad hoc alla Reggia di Venaria, per esempio, al Castello di Racconigi, a Villa della Regina, e altre, diciamo, costole di produzione anche musicale, perché appunto uniamo sempre la musica e il teatro. Il nostro obiettivo è un po' quello di, come dire, di ricercare e di trovare poi sul palco una fusione tra questi due strumenti comunicativi. Bubbles e la rassegna, la stagione teatrale. Chieri non aveva fino a quest'anno, da un bel po' di tempo, una stagione teatrale, e noi abbiamo fatto un piccolo, come dire, esperimento pilota lo scorso anno che è andato molto bene, per cui quest'anno ci siamo seduti intorno a un tavolo con il sindaco di Chieri, Claudio Martano, e abbiamo concertato insieme l'idea di creare, insieme in collaborazione con la Fondazione Piemonte Dal Vivo, l'ex circuito teatrale del Piemonte, una vera e propria stagione teatrale e chiaramente anche musicale. Ci sono ospiti di tutto riguardo, appunto Ugo Di Ghero ha aperto la stagione con uno spettacolo veramente molto molto bello. Ci sarà per due volte a Chieri Teatro Regio con un quartetto d'archi e pianoforte, una prima volta, e una seconda volta invece con un quartetto di fiati, pentabrass. Poi ci sarà il Teatro della Tosse, direttamente da Genova, con uno spettacolo sul flauto magico di Mozart, una rivisitazione per marionette, attori, cantanti e musicisti con scene e costumi di Luzzati. Ci sarà Assemblea Teatro col peso della farfalla, tratto da Henry De Luca. E naturalmente però ci saremo anche noi con degli spettacoli a volte fatti su misura, come La Chiocciola, che sarà uno spettacolo itinerante con, diciamo, una cena annessa per le vie della Chiocciola, che è una parte di Chieri medievale bellissima che si inerpica lungo la collina. E poi ci sarà un concerto spettacolo su De André, e poi ci saranno dei titoli classici come Il Bugiardo di Goldoni, che è una produzione che noi abbiamo fatto ormai 3-4 anni fa, ma che continuiamo a portare in giro con enorme successo. Se ci spostiamo sul lago, posso dire che non è più un esperimento come a Chieri, perché è già la seconda stagione che facciamo sul Lago Maggiore. Anche lì grandi soddisfazioni, perché abbiamo iniziato lo scorso anno con tre comuni partner, e quest'anno siamo riusciti a far salire sulla barca altri due comuni, che sono il comune di Baveno e il comune di Nebbiuno, che insieme al comune di Meina, Lesa e Belgirate costituiscono un pochino i partner istituzionali di questa seconda stagione, che si intitola Lakescapes e che vede molti spettacoli. Sono 19 appuntamenti dislocati lungo le sponde del Lago Maggiore. Sono posti incantevoli, sono posti in cui noi in qualche modo
ci sentiamo quasi a casa ormai, perché dopo un anno di attività abbiamo imparato anche un pochino a orientarci in quelle zone, e sono posti che ispirano proprio anche proprio teatro, musica, perché sono scenari naturali in cui noi tendiamo sempre ad adattare i nostri spettacoli piuttosto che il contrario. Abbiamo cercato proprio di costruire una rete di collaborazione, anche economica, che permettesse di ottimizzare i costi, di mantenere molto alto il livello. Ricordo che tutti gli spettacoli sono fatti e pensati da professionisti, quindi non c'è teatro amatoriale nelle nostre stagioni. Allo stesso tempo si basa molto sull'affluenza del pubblico, e tutto sta nel far sì che il pubblico venga, che continui a venire, e quindi proporre delle cose che possano essere interessanti e che rendano il tutto molto sostenibile.